Salve a tutti, friends, dal vostro Supercorris. Eccoci qua, ragazzi. Rispondiamo alla critica. Una critica che mi è arrivata ultimamente, negli ultimi giorni, da alcune persone, sempre in maniera educata. Quindi voglio rispondere. Sono stati anche messaggi privati dove la gente mi ha detto: ma tu, però, capito, gaming economico e dopo vuoi il PC. Allora, è normalissimo, rispondere perché io non vedo cosa ci sia di male da parte di un creator che sta cercando di migliorarsi sempre di più, sta cercando di crescere sempre di più. Cosa c'è di anormale nel voler comprare un PC? Molti mi hanno detto: tu ti fregi di essere uno YouTuber economico che fa video sul gaming economico e poi vuoi comprare il PC, che è una cosa comunque costosa. Ma ragazzi, è ovvio, è la naturale evoluzione del nostro canale che per 4 anni. Il 23 aprile sarà il quarto anno di compleanno, di anniversario del mio primo canale, Supercorris 84, che poi ha dato vita a tutti questi altri canali. Io in 4 anni, ragazzi, ho fatto tutto senza PC. Ma devo dire che adesso siamo arrivati ai limiti dell'evoluzione. Siamo arrivati a un limite che senza PC non posso più oltrepassare. Quindi comprare il PC non significa non giocare più economicamente. Questa è l'idea più sbagliata del mondo. Comprare un PC significa avere un ventaglio di possibilità nel giocare completamente diverso. E ora ne parliamo. Come al solito voglio invitarvi a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, Supercorris and Friends. Mi volete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza? Link di PayPal in descrizione, specificate beneficenza. C'è l'aiuto e il sostegno al canale, abbonamenti, donazioni. Potete aiutare il mio canale a crescere, a migliorarsi anche là. Link di PayPal in descrizione, potete abbonarvi e aiutarmi in questo modo. L'obiettivo è il PC e tutti i soldi che stiamo raccogliendo vanno per il PC. Allora, ragazzi, praticamente molti sono convinti che se hai un PC non puoi giocare economicamente. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Il PC, una volta che l'hai comprato, molti non lo capiscono, a livello di gestione, soprattutto per giocare, è molto più economico di una console, perché ti permette di giocare con spese minime. Giochi che costano di meno, siti a cui ti abboni e che ti danno una marea di giochi senza pagare nulla di più. Non ci sono le 80, 90, 100 euro che spendi per giocare su console. Quindi la gestione di un PC, non ci sono tutti quegli abbonamenti Game Pass, PlayStation Plus che costano di più, su PC costa tutto di meno, oppure se ci sono. E quindi sostanzialmente giocare su PC, una volta che hai affrontato la spesa per comprare il PC, inteso proprio come PC, hai la possibilità di giocare e divertirti. Punto primo, io non ho mai parlato di acquistare un PC da 2, 3, 4 mila euro. A me servirebbe un PC più potente possibile per poter lavorare più ad alti livelli. Non me lo posso permettere, la mia economia è limitata, devo far quadrare i conti. Me lo posso comprare da 1000 euro, me lo compro da 1000 euro. Comunque ci avrò un qualcosa con cui giocare. Adesso stiamo vedendo di poter attingere qualche pezzo usato, seminuovo, che mi fa risparmiare qualche centinaia di euro. Con una miglioranda di euro voglio fare un PC che mi fa giocare 1440 in maniera decorosa. Poi fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni, magari lo voglio upgradare comprando una scheda video più potente, la posso prendere. Ma ad oggi l'obiettivo del PC qual è? Avere una periferica diversa da quelle che ho ora e che mi costringono a giocare sempre agli stessi giochi, con sempre gli stessi problemi e con sempre le stesse limitazioni, ovvero con le console, Assetto Corsa Competizione e Gran Turismo 7. Sempre gli stessi giochi, sempre gli stessi casini, una voglia di giocare che mi sta passando andando avanti così. Perché ragazzi, lo vedete, entri in pista il Far West. Su PC potremmo non solo variare i giochi, dato che ce ne sono molti di più: Air Factor, iRacing, Le Mans Ultimate, Automobilista, ma anche giocare gli stessi giochi tipo Assetto Corsa Competizione in server dove c'è un controllo di chi gioca, di chi corre, c'è una penalità per chi sbatte, c'è una pulizia nella lobby diversa. Quindi vedete quante possibilità solo per giocare il PC mi darebbe. Ripeto, non sto comprando un PC da 4.000 euro, da 5.000 euro, una bestia che ti dici: minchia, ho speso tutti questi soldi. No, un PC da 1.000 euro che fa quello che deve fare in maniera onesta, senza lode, senza infamia, per lavorare. Mettiamoci poi il discorso live parlate. State vedendo quanto è più bello fare delle live con una grafica, la chat a schermo, il ringraziamento per chi si abbona, si iscrive. Cioè, vedete, io l'ho fatto adesso sul mio vecchio PC, sul PC vecchio. PC che ho io portatile c'ha 3 anni, quindi manca è vecchio. Però per dirvi, no, c'ha 2 anni, scusate, manca è vecchio. Però per dirvi, non ce la fa. Mi ho messo quattro grafiche che sono andate a migliorare di tanto l'estetica di quello che facciamo, però avete visto che comunque la live lagga, si blocca con un PC di 1000 euro potremmo fare live parlate
anche multipiattaforma, con degli ospiti e con delle grafiche accettabili, belle, senza avere lag e problematiche varie. Quanto andrebbe a cambiare la qualità del canale? Tanto, ragazzi, tanto. Potremmo fare interviste a distanza, potremmo fare video e live di qualità nettamente superiore. Ed è questo l'obiettivo. Io non prendo il PC perché devo fare lo sveltarello, devo fare quel, se no comprare il PC da 3.000 euro, mettere, ecco il mio PC da 3.000 euro, che ci devo fare? Io voglio comprare un PC per poter far sì che il canale cresca, si evolva e si migliori in quello che si deve migliorare. Quindi il gaming economico sui miei canali continuerà ad essere presente, perché non è che io compro il PC, le console le lascio perdere. Io quando escono i giochi me li gioco anche su console. Il PC sarà una cosa in più. Esce un gioco che è presente sia su PC che su console, io come ora vi farò la prova di tutti i livelli di potenza. Magari esce anche su Old Gen, faccio, per esempio, facciamo Formula 1 24. Lo proverò su PS4, lo proverò su Series S, lo proverò su PS5, lo proverò su PC. Poi dove mi trovo meglio lo gioco. Ma è normale che sarebbe anche un di più sul canale, per poter parlare dei giochi con livelli di potenza nettamente super, cioè diversi, diversificati. Da l'old gen alla next gen meno potente, quella più potente, al PC. Quindi vedete, a livello di completezza di informazione, che è sempre quello che mi interessa, potremmo fare ancora di più. Idem, comunque giocare giochi che su console non ci sono. Le Man Ultimate, che è un bellissimo gioco, noi non lo possiamo giocare ad oggi, ce lo possiamo giocare su PC. Esce Assetto Corsa 2 e uscirà prima su PC e su console chissà quando uscirà, dopo un anno. Ce lo giochiamo su PC. E intanto ce l'abbiamo subito. Cioè, vedete, giocare in maniera più estesa, con più possibilità di variare, con più controllo, perché ripeto, sono campionati e eventi dove tu comunque puoi giocare e essere tutelato e non vedere il Far West e gli imbecilli che fanno solo i casini. E in più, ragazzi, il gaming economico rimane, perché non è che mi compro il PC e mi compro il DD da 7.000 euro. Io mo che mi compro il PC, mo che arriva il PC, ragazzi, gioco con sti volanti qua, ci continuo a giocare con i miei volanti Thrustmaster, che sono molto più economici dei DD. Gioco con i miei volanti. Se ci avrò la possibilità, prima di fine anno, trovo un'offerta, una cosa, mi voglio comprare magari il T818, il DD Thrustmaster, lo posso comprare, ma è sempre un volante che ad oggi è molto meno costoso, prendo solo il motore, Tenu Fanatec, che costa Gran Turismo 1.500 euro, e di tutti gli altri volanti di fascia alta. Quindi vedete, io continuerò a giocare comunque in maniera economica, nonostante l'arrivo di un PC, che è un qualcosa che sicuramente all'acquisto costa di più. Poter comprare un VR non costosissimo, anche il PlayStation VR 2, magari trovarlo usato per giocarci, adesso che lo attiveranno su PC con tutti i giochi, e finalmente avere una compatibilità per giocarci con Formula 1, con VRC, ma quanto sarebbe bello, ragazzi. Cioè, quello è l'obiettivo, prendere il PC proprio per continuare a giocare in maniera economica. Ripeto, se io volevo giocare sul PC in maniera non economica, compravo il PC da 4.000 euro e vi facevo vedere i giochi come girano in 4K e basta. Invece voglio prendere il PC proprio per farvi vedere con un PC non troppo costoso come si gioca, anche col PC, in maniera economica, senza svenarci. Ragazzi, sto continuando a portare roba economica sul canale di continuo, perché ho preso il cambio della Thrustmaster, il TH8S, io potevo aspettare, l'ho trovato, pure a 100 euro potevo prendere quello da... il TH8 normale. Ah, come si chiama là? Quello da 170 a 200 euro. No, ho voluto prendere quello economico proprio per farvi vedere come porto sul canale roba economica. Ho preso la corona questa qua della 488 che costa 249 euro, proprio perché è più economica della SF1000. E vi dà la possibilità di giocare anche se non volete spendere oltre 300 euro. Corona che andrà anche in offerta, in promozione. Io sto comprando tutta roba economica per farvi vedere, ragazzi, come il canale va avanti in economia. Ragazzi, noi abbiamo un canale da 4 anni che va avanti con un PC che c'ha la potenza di manco di uno smartphone. PC che ho io portatile, non c'ho manco la potenza dello smartphone. E ci sto caricando i video, gestendo i canali da PC, gestendo anche altre cose. E soprattutto ci sto facendo le live, nonostante il PC, avete visto, non ce la fa proprio. Ed è un PC economicissimo, perché l'ho pagato 300 euro nel 2022. Sto gestendo i miei canali, ragazzi, con la Series S, console più economica di quelle che ci sono sul mercato adesso, con la PS5 che già sta per uscire la Pro e sarà una console superata, con dei volanti che ad oggi tutte, anche Lulu ragazzette di 10 anni c'ha il DD, e io sto continuando a giocare con i volanti a fascia a sbattermi nelle palle per non correre dietro alle mode. Con una televisione, ragazzi, questa qua, ok, 150 euro di televisione, 32 pollici, ha presa la buonanima di mia nonna, 150 euro di televisione. Noi stiamo giocando ancora e stiamo facendo il nostro lavoro, ragazzi,
ancora uno studio non allestito. Vedete le tende, vedete qua. Uno studio dove vorrei allestire, mettere un bel mobile per mettere tutti i volanti sopra che c'ho. Poter allestire qua. Io ancora posso fare nulla di questo. E questo non è un canale basato sull'economia. Continuo a fare video con questo telefono che costava 200 euro nel 2020. Ancora metto a punto manco le riprese col telefono nuovo. Sto facendo video ancora col telefono vecchio. Ragazzi, questo non è un canale gestito in maniera economica. Rimarrà sempre l'economia. Io pure fra 3 anni, quindi a fine generazione di queste console, escono i giochi su Series S, ve li porto lo stesso e ve li porterò ancora. Per farvi vedere come girano anche sulle vecchie console o sulle console meno potenti. Perché l'anima del canale rimane l'economia. Io sono 4 anni che lavoro in ambito economico. Non è perché c'ho un TGT che ad oggi è un volante che costa un po' di soldi. Ma ragazzi, rispetto a quello che gioca la maggior parte della gente, è comunque un volante economico, eh. Un TGT oggi comunque non costa 1500 euro di un DD Fanatec Pro Extreme Cazzingulla, come si chiama. Cioè noi stiamo giocando nella massima economia. È follia pensare che io compro un PC da 1000 euro e io sto andando, mi sto allontanando dalla motivazione economica del canale. Non è così, ragazzi, non è così, assolutamente no. La postazione qua che costa 200 euro, cioè io sto continuando a giocare con roba estremamente economica, ragazzi, estremamente economica rispetto alla concorrenza, che per farsi vedere si è dovuto tutto comprare PC ultra potenti, li volando ultra poi per farsi vedere, pensando che il canale sarebbe migliorato, il loro canale, comprando roba costosa. Non è così. Io potrei continuare a giocare oggi anche con la PS4 e la gente mi seguirebbe lo stesso. Quindi vi dico io, l'anima del canale rimane umile e rimane economica. Non mi vedrete mai spendere migliaia e migliaia di euro, a meno che la roba non me la regalano. Quando c'era quella collaborazione che dovevo mettere in atto con quella redazione con cui poi non se ne è fatto niente, quel mi avevo detto: se tu entri con noi ti compriamo il PC potente, il telefono, poi pure il telefono. Ho preso il telefono da 400 euro quando c'era l'S23 che ne costava 1000 e poi non l'ho preso più, ho preso questa 400. Ho detto: fammi prendere un telefono più economico, c'ha meno potenza, ma per quello che devo fare io va bene. Quindi quello che vi sto a dire io è: io continuo a lavorare in economia, continuo a lavorare a mostrare a tutti un gaming economico che è proficuo, ti fa arrivare ad alti livelli se corri o giochi, ti fa divertire. E non vi svenate. E se arriva il PC, continua ancora questa filosofia del canale. E non vi preoccupate che io non farò mai un canale rivolto solo agli acquisti, al giocare costoso. Ma vi dimostrerò sempre come si può giocare e divertirsi con pochi soldi. Ciao, guaglio.